quindi i proprietari pretendono di aumentare il profitto corrente, ovvero che ci sia un rendimento più importante negli investimenti finanziari. Fino agli anni 70, infatti, le banche non remuneravano i depositi o molto poco e i conti correnti non erano remunerati, invece le banche inglesi, comincia da lì tutto quanto, cominciano a remunerare, cioè a farsi concorrenza fra di loro e a remunerare i conti correnti e i depositi. Fino a quel momento lo Stato, quando aveva bisogno di moneta, emetteva titoli a basso tasso di interesse. Se il mercato non li assorbiva, la banca centrale stampava moneta, la scriveva al proprio debito, metteva al proprio attivo i titoli che comprava, fornendo appunto la carta moneta agli stati, anche perché nel frattempo, dopo il 1971, non c'era più nessun agganciamento della moneta all'oro, quindi la moneta si stampava e basta. Ovviamente fino agli anni 70 l'umanità aveva avuto bisogno di ancorare la moneta a un metallo prezioso o qualcosa del genere perché non poteva stamparla illimitatamente, in quanto le capacità produttive potevano essere superate dalla pretesa di acquisto da parte dei possessori di moneta e questo creava inflazione. Ma con gli anni 70 e a maggior ragione oggi, come si è visto, stampare anche quantità illimitate di moneta non determina inflazione perché le capacità produttive e tecnologiche sono esagerate, sono esuberanti. Per fare un esempio, questo è un concetto molto importante, questo dell'inflazione, quando i forconi bloccarono i camion che rifornivano i supermercati in Sicilia e i supermercati stessi erano vuoti, era volata su l'inflazione perché la gente non trovava più i prodotti. Mia nonna mi raccontava quando ero ragazzino che durante la guerra aveva dato un anello con brillante per prendere una cipolla, perché dentro un negozio c'era solo una cipolla e la moneta non valeva più niente. Cioè, voglio dire, sono cose, ma sono situazioni appunto in cui si dimostra che l'eccesso di moneta è tale in quanto non ci sono i beni e servizi da comprare, nel momento in cui l'offerta di beni e servizi è esuberante, esagerata, è chiaro che non c'è una quantità di moneta che determina inflazione. Quindi che cosa succede? Sono due fondamentalmente, meglio tre, i canali che portano ad aumentare i tassi di interesse, a restituire importanza ai proprietari e ai redditi. La prima è la concorrenza fra le banche che aumentano i tassi di interesse perché se devono remunerare i depositi e i conti correnti devono far aumentare i tassi sui prestiti per guadagnare sulla differenza. La seconda è appunto che gli stati non possono più contare sulla automatica collaborazione delle banche centrali e quindi la domanda di moneta per coprire i loro fabbisogni richiede un aumento del tasso di interesse se il mercato non assorbe tutta l'offerta. In Italia, per esempio, questo avviene tra l'81 e l'82. E c'è una esplosione dei tassi di interesse fino alla fine di questo modello, che poi vedremo finisce nel 92, di questo capitalismo, diciamo, proprietario, questa rivincita del capitalismo proprietario durante gli anni 80, ed è in questo periodo che il debito pubblico raddoppia, supera il PIL e poi si manterrà stabilmente il 30% in seguito. Quindi la ragione per cui noi abbiamo un alto debito pubblico non è stata la genericamente spesa pubblica, ma è stata la spesa pubblica per interessi, perché la spesa pubblica primaria non avrebbe assolutamente determinato un debito pubblico più alto di quello degli altri paesi europei. Noi in Italia abbiamo avuto questo debito così alto perché è stata voluta, e lì si spiega, traditori, chi l'ha voluta e perché l'ha voluta, questa crescita esagerata dei tassi di interesse perché lo Stato doveva pagare di più la moneta. Questo ha danneggiato enormemente la nostra economia perché l'orizzonte temporale delle imprese si accorcia,
quindi si assumono meno giovani, si licenzia di più, si fanno meno investimenti produttivi, anche per la semplicissima ragione che i proprietari vedono di poter avere un rendimento elevato anche non facendo degli investimenti produttivi, ma facendo degli investimenti meramente finanziari. Nella fattispecie, cioè durante gli anni Ottanta, l'investimento finanziario tipico era l'acquisto di obbligazioni pubbliche. E delle obbligazioni pubbliche le più importanti come riferimento benchmark mondiale erano proprio le obbligazioni, i titoli di Stato dello Stato italiano, che rendevano netto il 7%, cioè depurato dall'inflazione, che è un rendimento annuale, un tasso di interesse elevato. Ovviamente con l'aumento della disoccupazione e la riduzione dell'occupazione, soprattutto industriale, si possono contenere i salari e questo riduce il potere delle classi lavoratrici. In Inghilterra questa è la politica principale, la Thatcher accetta la deindustrializzazione del paese pur di sgominare i sindacati. Il terzo elemento di crescita dei tassi di interesse, e per certi versi anche il più devastante, è la uscita dopo il G7 di Tokyo del 1979 dal modello culturale voluto a Bretton Woods subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che era un modello che prevedeva una forma di solidarietà fra gli stati del Fondo Monetario e della Banca Mondiale. In altri termini, se un paese non ce la faceva ad esportare o stava importando troppo, gli si consentiva di svalutare la sua moneta, in modo di aumentare le esportazioni e diminuire le importazioni. Viceversa, siccome anche un avanzo commerciale strutturale, cioè stabile e duraturo, era considerato un elemento di squilibrio, il paese che esportava troppo o importava troppo poco veniva spinto a rivalutare la propria moneta in modo di ridurre le proprie vendite all'estero e aumentare i propri acquisti dall'estero. Questo, vedete, ripeto, è un modello sostenibile perché in questo modello il forte va in soccorso del debole. E questa era la logica nella quale l'idea di Europa va avanti, che è un'idea fondamentalmente di un mercato. Nasce con l'Euratom e con la CECA, carbone e acciaio, l'atomica, e poi via via si spinge fino all'obiettivo all'inizio considerato quasi utopistico di eliminare dazi, dogane e fare un unico mercato. L'obiettivo, il discorso della moneta ancora non c'era, c'era il discorso di avere un mercato, perché si crede nel mercato. Però attenzione, durante questo 35ennio il concetto di mercato è un concetto di contrapposizione alle economie socialiste. Quindi se da una parte c'è il mercato e quindi c'è questa libertà di vendere e di comprare, così è inteso il mercato correttamente, dall'altra parte c'è il welfare, c'è l'intervento dello Stato, ci sono gli aiuti, perché non si considera che il mercato stesso sia capace di regolare l'economia. Quindi ci si contrappone alle economie socialiste che non hanno mercato per avere mercato, per dare ricchezza, questo e quell'altro, ma non si ritiene che il mercato, fino alla fine degli anni 70, sia il regolatore dell'economia, anzi, il regolatore dell'economia, vediamo le leggi che vengono prodotte in questo periodo, è proprio lo Stato che trova nel momento del confronto democratico, di partiti democratici che vanno al governo, eccetera, eccetera, la possibilità di regolare il sistema. È in questa cultura che l'idea d'Europa va avanti e quindi c'è il mercato da una parte, ma c'è la crescita del welfare dall'altra. Con il G7 di Tokyo del 79, dunque, ogni paese viene considerato responsabile della propria bilancia dei pagamenti. Quindi, a differenza di quello che era successo fino a quel momento, se un paese ha uno squilibrio commerciale, cioè esporta poco e importa troppo, viene spinto non a svalutare la moneta, che sarebbe un aiuto che gli viene dato, ma ad aumentare il tasso di interesse per attirare capitali dall'estero e con quei capitali riequilibrare la bilancia dei pagamenti. Però così questo paese si indebolisce.
perché con l'aumento dei tassi di interesse farà meno investimenti nell'economia reale, accorcerà l'orizzonte temporale delle imprese e conseguentemente si indebolirà ancora di più. Viceversa, un paese forte, non essendo più costretto a rivalutare per aiutare i vicini, potrà far scendere il proprio tasso di interesse, ma così diventerà ancora più forte, perché con un tasso di interesse estremamente basso farà più investimenti in innovazione tecnologica, in crescita economica, in infrastrutture, eccetera, e diventerà ancora più competitivo. Quindi questo modello, che dura dall'80 al 92, questo capitalismo proprietario, è meno sostenibile, o meglio è insostenibile, lo dimostra il dato empirico che dura solo 12 anni, ma anche il dato teorico che se il forte diventa sempre più forte e il debole diventa sempre più debole, il sistema è insostenibile.